Buongiorno e benvenuto. Oggi vediamo la strada che ti porterà ai tuoi primi 1.000 iscritti. Via che partiamo immediatamente con i lucidi. Raggiungere i primi 1.000 iscritti. Il viaggio di tutti noi YouTuber parte sempre da zero, zero iscritti e zero visualizzazioni, non c'è niente da fare. Se non ci conoscono, finché non ci conoscono, noi saremo fermi a zero o poco più. Seguimi per realizzare insieme il percorso che ti porterà ai tuoi primi 1.000 iscritti. Iniziare è sempre la fase più difficile, perché bisogna creare tutto da zero. Bisogna capire come funziona YouTube e capire cosa piace al nostro pubblico, come attrarlo e come tenerlo fidelizzato a noi. Il primo passo è specializzarti su un argomento, la cosiddetta nicchia. La nicchia è il tuo argomento. Qui ci cascano in molti perché cedono alla tentazione di mischiare tanti argomenti diversi insieme. Potrebbe anche funzionare per una minima percentuale di canali, ma c'è poco da dire. Statisticamente è molto più facile crescere se parli di un solo argomento, piuttosto che se mischi insieme tanti argomenti separati. Supponiamo che l'utente ha trovato un tuo video dedicato, che ne so, agli animali domestici e questo video gli è piaciuto. Vorrebbe iscriversi al tuo canale, ma poi trova un video sulle gare di auto, uno di cucina e così via. L'utente non riesce ad affezionarsi, a fidelizzarsi, perché magari delle tue 10 o più passioni che presenti nel tuo canale ne condivide uno al massimo due. Invece, se tutti i tuoi video parlano dello stesso argomento, magari approfondendo ogni volta un aspetto diverso, l'utente si affeziona facilmente. Tu crei un legame con queste persone perché sapranno che quando torneranno troveranno un video interessante per loro. Inoltre, se parli di tanti argomenti, non sono solo le persone ad essere confuse, anche l'algoritmo di YouTube si confonde, perché non sa se far vedere i tuoi video agli appassionati di cucina, agli appassionati di giardinaggio, di astronomia. L'algoritmo di YouTube perde la testa perché non ha riferimenti, cambia tutte le volte, tutto, ogni nuovo video. Parlo di un argomento diverso e addio all'algoritmo di YouTube. In definitiva, cosa succede? Che il nostro algoritmo non trova il pubblico giusto per il tuo canale. E potresti non ricevere visualizzazioni dal traffico organico. Questo è un rischio molto grosso. Un altro errore è non sfruttare la barra di ricerca interna a YouTube. Perciò ricordiamoci, primo punto, la nicchia. Devi scegliere un argomento, noi lo chiamiamo nicchia, un argomento di nicchia molto ristretto e parlare solo di questo. Il secondo punto è non sfruttare la barra di ricerca. Nell'ambito dell'argomento del tuo canale, della tua nicchia, devi trovare argomenti comuni e gettonati del tuo settore. Devi partire con la ricerca degli argomenti più comuni del tuo settore. L'obiettivo di questa manovra è farsi trovare su YouTube sfruttando la search, ovvero apparire nei risultati di ricerca quando qualcuno cerca qualcosa relativa al tuo settore, al nostro settore, sulla barra di ricerca interna YouTube. Infatti, ricordiamoci che YouTube non è solo un social, è soprattutto una piattaforma di ricerca. Oltretutto è proprietà di Google, per cui Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo. Adesso tu fai questo tentativo. Prova a scrivere sulla barra di ricerca una parola chiave rilevante per il tuo settore. Ad esempio,
questo settore può essere cuccioli. Poi fai uno spazio e ordina e guarda cosa succede. YouTube stesso ti suggerisce come terminare la frase. Ecco che se noi digitiamo cuccioli, abbiamo cuccioli in cerca di amici, cuccioli in cerca di amici, sigla ancora più specifico, cuccioli di cane, cuccioli in generale, cuccioli di cani che piangono e così via. Come vediamo, lo stesso YouTube, digitando nella barra di ricerca, ci dà un gran numero di suggerimenti. Queste sono tutte ricerche comuni che fanno gli utenti e tutti i potenziali titoli e argomenti per i tuoi video. Tu devi iniziare a creare con questi titoli, su questi argomenti, perché è quello che le persone stanno cercando in questo momento. Puoi poi rendere la ricerca ancora più accurata digitando più di una parola. Ad esempio, puoi digitare cuccioli che giocano. Ecco che l'elenco, come vedrai, si espande ancora di più con le ricerche correlate. Diventa più specifico proprio su quegli argomenti precisi e ti presenta, la barra di ricerca ti presenterà ulteriori argomenti sui cuccioli che giocano. Addirittura comincerà già a proporti dei canali ben precisi. Tu prendi questi canali che sono dei competitor, devi studiarli, guarda che cosa e come hanno pubblicato, come sono impostati, che descrizioni e titoli usano, perché in definitiva questi video, questi competitor arrivano nella barra di ricerca, dalla barra di ricerca compaiono immediatamente e non c'è il nostro video, mentre ci sono questi. Devi sempre stare attento a rimanere nella tua nicchia, perché con l'espandersi della ricerca puoi essere fuorviato dai risultati non inerenti. Ricorda però sempre il nostro motto: fatto è meglio che perfetto. Non cercare la perfezione assoluta. Tanto è vero che io adesso sto registrando dai lucidi, perché in questa maniera puoi vedere e leggere meglio. E faccio. Chiaro che anch'io, se noto che dico la parolina fuori posto, sbaglio gli accento, leggo una cosa al posto dell'altra, ma tanto tu ce l'hai ben visibile. Però io cosa faccio? Se inizio a rimandare, a dire no, questo non va bene, devo rifarlo, continuerò a rifarlo all'infinito e non arriverò mai a nulla. Perciò fatto è meglio che perfetto, ricordatelo sempre. Abbiamo già un mucchio di elementi perché abbiamo, devi rimanere nella tua nicchia. Puoi usare la barra di YouTube, interna a YouTube, per le ricerche, inerenti alla tua nicchia sempre, e il discorso che fatto è meglio che perfetto, devi partire, c'è poco da fare. Nelle prime pubblicazioni non preoccuparti troppo, tu devi produrre, produrre, ancora produrre e diventerai sempre più bravo. Imparerai a sfruttare sempre meglio le parole e le frasi della ricerca e imparerai sempre meglio anche come usarle, come inserirle, cosa dire, cosa chiedere e come sfruttare i risultati che ti vengono fuori. Poi sta a te sfruttare questi suggerimenti per creare un video bello, interessante, ma soprattutto questo video deve rispondere effettivamente alle domande degli utenti. Però non dimenticarti di un'altra cosa, altra regola base. Devi pubblicare più video possibili e con costanza. Non pubblicare un video al mese, perché fa conto che il tuo utente arriva sul canale, trova il video interessante, poi magari ci torna il giorno dopo, ci torna dopo 5 giorni, ci torna dopo una settimana, ci torna dopo un mese e non ha ancora trovato niente di nuovo. A quel punto ti abbandona. Per cui devi pubblicare più video possibili con costanza. Ecco
Ecco un altro punto che devi tenere presente per arrivare ai tuoi 1.000 iscritti. Ci possono essere vari motivi per il fatto che pubblichi poco. Ad esempio, hai poche visualizzazioni e questo ti scoraggia. Non vedere visite sul tuo canale, vedere tutto sempre a zero o poco più, scoraggia indubbiamente, però devi capire che YouTube funziona così, tu ti devi creare un grande archivio di video e devi farlo velocemente, perché se resti per tanto tempo con un canale con 4, 5, 6, top, anche 10 video, non sei un canale molto appetibile. Chi trova un tuo video, anche se lo apprezza, poi vede che tu non hai altro da offrire, hai quel video lì, magari un secondo video, e non hai altro. Perciò devi pubblicare, pubblicare e ancora pubblicare. Noi la chiamiamo la tecnica del martello pneumatico, che va brrr, colpo dopo colpo e pubblichi a tutto andare. Invece con tanti video all'attivo, intanto puoi convincere più facilmente le persone che hai tante cose utili da dire, poi macinerai più velocemente visualizzazioni e ricordati che i numeri del tuo canale in questo modo cresceranno velocemente. Facciamo un conto banale. Se ogni tuo video fa in media 10 visualizzazioni alla settimana e in archivio hai 10 video, sono 100 visualizzazioni alla settimana. Ma se in archivio hai 100 video, sono ben 1.000 visualizzazioni alla settimana. Quindi se puoi dedicare 1, 2, 3 mesi a pubblicare tanto, te lo consiglio, anche perché in questo modo macinerai dati più in fretta e raccoglierai anche informazioni da analizzare per capire in che direzione andare e cosa piace al tuo pubblico. Perciò, ribadiamolo ancora, pubblicare è questo che tu devi fare. Sei un content creator, sei uno YouTuber, devi pubblicare su YouTube. Inoltre farai tantissima pratica, questo è importante, migliorerai a vista d'occhio, video dopo video. Ti ricorderò sempre le regole base, fatto è meglio che perfetto e pubblica, pubblica e pubblica ancora. Sono queste le regole che ti faranno crescere, non andare a cercare il pelo nell'uovo, star lì a dover fare i video perfetti, che senza un errore, senza il minimo errore, pronuncia impeccabile, rispettare la punteggiatura e tutto quanto. Fatto è meglio che perfetto. Tu ti devi concentrare sul fare, pubblicare, pubblicare e pubblicare. Un altro punto fondamentale, i video devono essere utili per chi ti guarda. Ma cosa vuol dire che devono essere utili? Evitare di fare un video tanto per farlo, a volte si accende la telecamera e si comincia a parlare di un argomento, magari improvvisando a braccio. Ecco, questo devi evitarlo. Ogni video deve avere un obiettivo chiaro, perché l'utente che clicca deve sapere perché lo sta guardando e quale valore otterrà. Soprattutto, non vuole solo sentirti parlare a vanvera, partendo a testa bassa senza alcun riferimento. La cosa più semplice che tu possa fare, l'obiettivo più semplice che tu possa porti, è essere utile alle persone. In pratica, se tu conosci la risposta a una determinata domanda, fornisci questa risposta in un video. Non devi necessariamente essere un guru o un super perfetto. È un esperto preciso, perfetto, che sa tutto su tutti. Tu hai la tua conoscenza sulla tua nicchia. Se vedi che qualcuno è interessato a determinati argomenti, ad esempio, come abbiamo visto con la search su Google, sfruttali quelle informazioni, sfruttale. Crea dei video che spiegano, che parlano di questo argomento.
questo argomento di cui tu sei a conoscenza anche senza la necessità di essere un super esperto. Puoi essere semplicemente una persona che ha una certa esperienza nel settore e puoi trasmettere ciò che hai imparato, però stai sempre attento a rimanere nella tua nicchia. Non è che tu hai la tua nicchia, che sono, che ne so, i cuccioli, i pets, e poi vedi un'auto da corsa e fai un video sulle auto da corsa. Come abbiamo detto, rimani sempre nella tua nicchia, è fondamentale. Se scopri che una domanda comune del tuo settore è come fare una certa cosa e tu lo sai fare, perché magari lo hai fatto tante volte, crea un tutorial per mostrarlo agli utenti come fare, mostri ai tuoi utenti come fare quella cosa. In questo modo l'utente che guarda il tuo video trae utilità perché aveva un problema e tu sei riuscito a risolverlo o almeno a metterlo sulla buona strada. Oppure puoi parlare di un argomento specifico della tua nicchia che in pochi conoscono. Anche in questo caso attiri utenti, sempre più utenti, e l'argomento di YouTube ti valuterà. Ci sono altri valori che un video può darti, altri obiettivi che può raggiungere, ma nella maggior parte dei casi sono più difficili da ottenere. Ad esempio, un video può divertire, intrattenere, educare, motivare, ma se sei ai tuoi primi passi nell'ambito video, se sei appena arrivato su YouTube e stai partendo da zero, la cosa più facile da fare è cercare di essere utile, condividere la tua esperienza sul come fare certe cose. Poi scegli bene i format da usare, ce ne sono centinaia. Non ti fermare sui più comuni. Non necessariamente devi usare uno stile vlog, perciò accendere la telecamera e parlare per 10 minuti di un argomento. Io, ad esempio, in questo periodo sto usando gli slide, come vedi, perché mi trovo bene a parlare, leggere le slide e inserire ogni tanto in tanto delle informazioni in più. Perciò devi farti furbo, ricerca e scopri quali format funzionano nel tuo settore, sempre nella tua nicchia. Digita, come abbiamo visto nella ricerca, parole chiave che riguardano la tua nicchia, guarda che canali vengono fuori e guarda che format usano. Se vanno a braccio, se spiegano in maniera dettagliata con lucidi, ad esempio, come sto facendo io, se preferiscono dei video, non so, degli animali che giocano, tanto visto che abbiamo parlato dei cuccioli, tu devi guardare e scoprire quali format funzionano nel tuo settore. Perciò se devi sempre cercare canali simili al tuo e guarda quello che funziona, che ha tantissime visualizzazioni, sono quelli i competitor che devi guardare e devi vedere cosa fanno, come lo fanno e perché arrivano a quei numeri. Puoi anche sfruttare il traffico esterno da altri social. Usa piattaforme esterne per parlare del tuo canale, in cui magari sei già in contatto con tante persone che condividono la tua passione. Puoi far sapere del tuo canale su Instagram, TikTok, Facebook, qualunque altro social tu stia usando. Puoi lasciare il link al tuo canale YouTube, cosa classica, però sta ben attento a controllare il regolamento del social su cui sei e che cosa permette e non permette di fare, in modo che non ti bruci anche l'iscrizione, anche la tua posizione sull'altro social. Devi stare attento a presentare il collegamento al tuo canale nella maniera giusta. Qui arriviamo a un punto purtroppo di YouTube, che è un social
non è un social veloce, YouTube è un social lento, è un social su cui devi costruire il tuo successo giorno dopo giorno, video dopo video. Devi studiare tanto la piattaforma, migliorare la tua tecnica, la tua capacità di parlare in video. Devi capire come funziona l'algoritmo, capire cosa piace al tuo pubblico e tante altre cose. Come dicevamo, è una piattaforma lenta. Impari giorno dopo giorno e video dopo video. Però non farti scoraggiare e soprattutto non farti ossessionare dai numeri dei tuoi competitor, perché ogni canale cresce a un ritmo diverso. Quando raggiungerai il tuo obiettivo dei 1000 iscritti, perché se sei arrivato fin qui ad ascoltarmi, lo raggiungerai senz'altro. Sarà una grande soddisfazione e sarà tutto merito tuo. Ecco che siamo alla conclusione. Ti ringrazio per avermi seguito e spero che continuerai a seguirmi sul mio canale. Per ora, ciao e a domani.